Evviva Gianduia, evviva Gianduia, e Dracula. Nell'81 abbiamo deciso di fare questo carnevale, di spostarlo in Quaresima, perché nel milanese, nell'astigiano, a Chivasso lo facevano già, allora abbiamo spostato anche noi, mentre in questa zona qua no, qui eravamo più ligi alla legge ecclesiastica. E allora il parroco era Don Aldo. E ci chiedevano tutti: ma come avete fatto ad avere l'autorizzazione del parroco? Semplice, basta non andargliela a chiedere. Non puoi andargli a chiedere al parroco: posso andare a ammazzare qualcuno? Lui ti dice no, al massimo vai prima a ammazzarlo, poi torni e glielo dici, e lui ti dovrebbe togliere il peccato, no? E quindi noi non gliel'abbiamo mai chiesto, lui non ha mai potuto pronunciarsi. Gianduia era Poldo vestito da Gianduia su quel carro, insieme alla prima Giacometta, che era Carla Panero. Ma per esempio Carla Panero non è mai diventata poi la Giacometta ufficiale, perché ha smesso subito, e invece poi lì nel prosieguo è saltata fuori la storia di Gianduia con la O e non con la U. A parte che io credo che comunque sia sbagliato scriverla con la U, comunque, perché per leggere U in piemontese bisogna scrivere O. Ecco, poi nell'83 c'è stata la Paloma, il carro dei Drolu, e il canapire. Ecco, qui inizia la storia del canapire. Probabilmente lì è nato il ceppo che ancora c'è adesso, no? Che i vecchi che ci sono qua. Noi si ballava sotto l'ala, qui eravamo prima dello statuto, mi pare, perché poi dopo con lo statuto è diventato un problema. E passa da me Gentile e mi fa: ma senti un po', ma se noi avessimo un carro domani possiamo sfilare. E certo che puoi sfilare. Allora vado a casa e lo faccio. Cioè, questo era sabato sera, no? E difatti abbiamo chiamato l'Allegra Compagnia, ma da allora praticamente non ci hanno più lasciati, no? Allora era simpatico così, e ce n'erano tre di Araconigi: c'erano i pompieri del Borgo Macra, poi c'era un gruppo che facevano i puffi, questo qua del canapire, se vogliamo contarlo, e la Paloma. Poi, ecco, nell'84 Poldo non c'è. Poldo non c'è e viene Bartolo Marchesio. Quell'anno io, per stare insieme a Bartolo Marchesio, che non era pratico del carnevale, mi sono mascherato e io e mia moglie e ho incominciato a fare il Papà Bellone. Il Papà Bellone però l'ho fatto solo per 2 anni. E poi dopo è arrivato Carlo Pipino. E poi, ecco, poi nell'86 è nata il gruppo della stazione, anche loro facevano dei bei carri.